Arrestato l'ex bandito della mala volese Natale Carbene, nel 2008 permise l'arresto di 66 mafiosi. In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova, i poliziotti del commissariato di Aula hanno arrestato l'ex pentito Natale Carbè, 41 anni. L'uomo, nel lontano 2008, grazie alle sue dichiarazioni, permise l'arresto di 66 mafiosi, successivamente tutti condannati. Natale Carbè deve espiare la condanna di 5 anni di reclusione inflittagli dai giudici del Tribunale di Mantova perché è riconosciuto colpevole di 3 rapine. L'ex pentito verrà a breve tradotto in un carcere del nord Italia dove dovrà espiare la condanna. Natale Carbè, alla vigilia di Natale del 2007, si presentava spontaneamente negli uffici del commissariato della Polizia di Stato di Avola e confessava di aver attentato alla vita di Sebastiano Catania, esplodendogli 2 colpi di fucile al volto. Condotto in carcere, meditò l'idea di collaborare con la giustizia, che poi attuò mettendosi a disposizione dei magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania. Grazie alle sue chiamate in correità di reità, gli agenti della Polizia di Stato nell'estate del 2008 ammanettarono ben 66 persone, tutte appartenenti ai clan mafiosi Trigila di Noto e Crapula di Avola, alle quali i magistrati della DDA contestavano i reati di associazione di stampo mafioso, associazione armata, associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti ed estorsione ai danni di commercianti e imprenditori, nonché dei titolari delle agenzie di pompe funebri di Noto, ai quali era stato vietato di effettuare i funerali nel comune di Avola, poiché la mafia aveva stipulato un accordo di mutua collaborazione con le agenzie di pompe funebri avolesi, che in cambio di ogni funerale versava il pizzo all'organizzazione criminale. Tutte le persone chiamate da Natale Carbè sono state riconosciute colpevoli dalla Corte d'Assise di Siracusa e molte di queste sono ancora rinchiuse in carcere per espiare le condanne riportate. Carbè, dopo aver chiesto scusa a Sebastiano Catania, che a seguito dell'attentato subito rimaneva cieco, dinanzi ai giudici confermava tutte le accuse rivolte ai danni delle 66 persone da lui fatte arrestare. Dopo un periodo di detenzione, Natale Carbè nel 2012 riacquistava la libertà, ma rinnegando il patto siglato con lo Stato, costituiva un gruppo criminale nel paesino, in provincia di Mantova, in cui veniva protetto. In pochi mesi questo gruppo criminale si rendeva protagonista di numerose rapine a mano armata e di estorsione col metodo del cavallino di ritorno.